È l'ultima candidata all'Oscar di quest'anno per la migliore attrice protagonista nella categoria dei lungometraggi è la dolcissima Gem del gruppo Gem e brava Gem. Buonasera, sono Arie Thorne e vi do il benvenuto al mio show. Le mie ospiti di stasera sono le candidate all'Oscar per la migliore attrice, Sigourney Weaver, Meryn Streep, la famosa Geraldine Pathos e, incredibile ma vero, la famosissima cantante rock Gem di Gem e le Hologram. Bene, Gem, cominciamo a intervistare te. Tu sei indubbiamente la candidata più insolita per un premio Oscar. Ah sì? Non capisco perché. Beh, diciamocelo. Questo è il tuo primo film e tu ti sei costruita una reputazione attraverso la tua musica, non attraverso la recitazione. Ma la sua interpretazione era eccellente. Gem, dimmi, con chi hai studiato? Prego. Il tuo insegnante di recitazione chi era? Oh, non ho mai fatto studi veri e propri, mi sono impegnata a fondo. Tu non hai mai studiato? E ciò nonostante hai la presunzione di competere con delle attrici che hanno dedicato anni, decenni alla loro arte. Basta, io mi rifiuto di partecipare a un'intervista con una persona che è divenuta attrice per frivoli motivi. E va bene, Geraldine, adesso basta. Gem ha diritto quanto noi di trovarsi. Cosa dico? Non ci si annoia mai qui, vero amici? Bene, qui termina il nostro show di stasera. Ed ora la parola al nostro sponsor, Cool Fresh Magazine. Ci saranno altri scontri tra Gem e Geraldine alla consegna degli Oscar? Leggete cosa ne pensano i nostri esperti nel numero di Cool Fresh Magazine di questo mese. Sono stufa di questo spot, lo passano 20 volte al giorno da parecchie settimane. Ma che cosa pretendi da un giornale come quello? Non è nulla di personale, non ti devi demoralizzare. Ma è una cosa personale, almeno lo è per Geraldine Pathos. Jerrica, è arrivata la contessa di Voisin. Oh, Jerrica, come sono contenta di averti trovato. Ma che cosa succede, contessa? Si tratta di Howard, devi chiamare subito Gem. Ci serve assolutamente il suo aiuto. Non capisco, contessa. Jerrica mi ha detto che aveva bisogno del mio aiuto, ma non mi ha detto il perché. La sua prima attrice sta facendo impazzire Howard. Fa delle continue scenate, facendo perdere un sacco di soldi agli studi. Non ho intenzione di apparire sullo schermo con uno stupido televisore come partner. Cherry, ti prego. Ne abbiamo già parlato centinaia di volte. È il tuo coprotagonista. Te lo chiedo per favore. Non possiamo continuare. Assolutamente no. O se ne va via lui o me ne vado via io. Questo è il mondo dello spettacolo. Howard, caro, i tuoi problemi sono finiti. Cosa vuoi dire? Gem è qui. Potrà sostituire Cherry Jubilee in questo film. Io potrei fare cosa? Oh, Gem, lo faresti. Mi saresti di grande aiuto, sai? Beh, non saprei, Howard, davvero. Saresti proprio perfetta per quella parte. Ecco, se fosse possibile vorrei almeno leggere una copia del copione. Ehi, questo tipo mi sembra di conoscere. Che ti succede, Kimber? La mia ragazza preferita non riesce a riconoscermi senza vedere il mio superbo corpo. Sean! Non sapevo che tu lavorassi in questo film. Lavorare al film? Ma io sono il protagonista e l'autore delle canzoni. Questo è un musical, sai. Per caso non ti serve una mano con i testi delle canzoni? Kimber, sarei molto felice se tu volessi ravvivare le mie canzoni con le tue intramontabili parole. È incredibile, questo testo è fantastico. Puoi contare su di me. Gem, sei sicura di volerlo fare? Che cosa ne diranno i critici e i giornalisti? Non me ne importa, Kimber. Non posso vivere la mia vita preoccupandomi di quello che gli altri possono dire. Devo fare quello che ritengo sia giusto. E francamente non vedo l'ora di iniziare questo film. Com'è emozionante. Sei candidata ad un premio Oscar e ora stai per girare un altro film. Sei Hollywood Gem.
va bene così. Bene, ragazzi, per oggi è tutto. Grazie al cielo, sono molto stanca. Telegramma per Jen. Dove devo fermare? Qua sotto. Grazie mille. Beh, non restartene lì così, aprilo. Che cosa dici? Aspetta un momento. Lei e i suoi amici siete cordialmente invitati ad un party nella mia villa di Beverly Hills. Oh, che meraviglia, un party! In una villa a Beverly Hills. Ed è firmato François Truget. François Truget? Il famoso regista francese. Non ci posso credere. Ah, tutto questo è fantastico. Guarda, Shaina, c'è Flint Eastwood. E a quel punto io gli ho detto: coraggio, fatti ammazzare. C'è Michael J. Badger. Oh, Sean, andiamo, dobbiamo assolutamente conoscerlo. Come desideri. Oh, salve, Jem, sono proprio contento che lei sia potuta venire. Beh, Kimber non me l'avrebbe mai perdonato se non fossimo venuti. Chissà perché i francesi devono sempre esagerare. François, per noi è un grande onore, ma c'è forse una ragione speciale dietro a questo invito. È lei la ragione, Jem. Sono molto preoccupato per la sua carriera cinematografica. Preoccupato? Perché? Howard Sense è stato meraviglioso per la mia carriera. Oh, sono certo che il signor Sense sia una bravissima persona, ma i suoi film sono così, sì, insomma, come dire, comodi. Popolari? Exactement. I suoi film sono proprio popolari, sì, e piacciono soprattutto alle masse. E questo non va bene? Ma no, 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 è terribile. Prenda me, per esempio. I miei film rappresentano una visione, la mia visione personale del mondo. Ma non riesce a capire. Lei potrà vincere l'Oscar solamente se proverà ai membri dell'Accademia che lei è un'artista veramente seria. Certo, capisco. Cosa mi suggerisce di fare per provare che sono un'attrice? Semplice. Per prima cosa deve interpretare un film di François Truget. Ma è fantastico. Beh, ecco, vede, signor Truget, io ne sono molto lusingata. Magari quando avrò terminato il film di Howard, io... No, non si può aspettare che lei finisca, perché il mio film inizia immediatamente. Jem, interpretare un film di Truget è un'occasione che può capitare solo una volta nella vita. Oh, ma io non posso abbandonare Howard nel bel mezzo di una produzione. Ho preso un impegno con lui e devo mantenerlo. Sì, capisco. Lo spero proprio. Capisco che non le importa niente della sua carriera cinematografica. Comunque, le auguro buon divertimento. Lo sapevo che non avrebbe capito. Su, non essere triste, siamo a una festa, no? Divertiamoci. Dio! Forza, ragazzi, unitevi a noi. Sì, venite, l'acqua è stupenda. No, grazie. Riuscirei facilmente ad abituarmi a questo genere di vita. Jem, vieni presto, c'è una cosa che devi vedere. Ma che succede, Raja? François Truget sta parlando con alcuni giornalisti e stanno parlando proprio di te. Allora sta dicendo che non è vero che lei avrebbe chiesto a Jem di interpretare il suo prossimo film. È assolutamente falso. Ma si dice che lei le ha chiesto di fare la protagonista perché le serviva una star commerciale per un film di cassetta. Come ben sapete, io non mi piegherò mai alle esigenze del pubblico americano. Può darsi che sia stata la stessa macchina pubblicitaria di Gemma a dare inizio a queste voci. Detesto i bugiardi e detesto gli imbroglioni, perciò può sinceramente immaginare quello che penso di lei. Oh. Grazie, Rico, ma adesso sarà meglio andarci. Voi non potete trattarmi così! Non potete, perché io sono l'incarnazione dell'arte! Mi avete sentito? Rovinerò la sua carriera per sempre! Sean, credi che François possa veramente nuocere a Gemma e impedirle di vincere l'Oscar? Non lo so, Kimber. Vorrei saperlo, ma non lo so. Oh, andiamo, dai, su col morale. Non sarà certo la fine del mondo. Sean, dove siamo? Siamo in cima al mondo. Vieni con me, mia cara. Guarda, Hollywood è illuminata soltanto per te. Oh, Sean, è così romantico. Sei davvero carino. Mi hai portato quassù per non farmi più pensare a Jem, non è così? Esatto, e ti assicuro che è stato un gesto del tutto altruistico da parte mia. Dai, sii serio. Sei sicuro che Jem abbia fatto bene a non rinunciare al film di Howard? Bisogna sempre onorare i propri impegni, Kimber. E si deve tenere ben stretto ciò che si ha di più caro. Oh, Sean, sei meraviglioso. I'm not afraid to
Kimber. Sì, Sean. Io credo che sia giunto il momento di impegnarsi seriamente l'uno con l'altra. Oh, Sean. Andiamo, non vedo l'ora di dirlo a Jerrica. Di dirle che cosa? Che ci siamo fidanzati. Fidanzati? Kimber, non è questo quello che intendevo dire. Ah, no. No, io ecco... Ascoltami, tesoro, io credo davvero che dovremmo prendere un impegno più serio, magari mettendoci insieme, ma non sono ancora pronto per il matrimonio. Oh, scusami, Sean, non intendevo metterti in fretta. No, non ti devi scusare, Kimber. È colpa mia se non mi sono spiegato bene. Buonanotte, Sean. Buonanotte, Kimber. Kimber, hai idea di che ore sono? Jerrica! Sono già le 3 passate. Per favore, lasciami in pace, Jerrica. Sono cresciuta, non sono più una bambina. E tu non sei mia madre, perciò lasciami in pace. Ok, state pronti. 60 secondi. 60 secondi! Devo ammettere che è molto emozionante. Sono contento di non doverle girare io queste scene. Ti capisco benissimo. Quello stuntman deve andare a più di 160 all'ora verso quel camion, sterzare e passare sotto quel rimorchio. Guardate, è arrivata Kimber. Sbrigati, Kimber, stanno per riprendere la prima scena. 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Ok, ora le moto. Il camion, via! Ma è Kimber? Che diavolo succede? Deve essere impazzito, per poco non si schiantava. Vado a vedere se il pilota sta bene. Va tutto bene, amico? Sì, non ti preoccupare, sto bene. Jeff! Ehi, Kim! Non avevo idea che fossi tu, ma per poco ti ammazzavi. Sono rimasto così sorpreso di vederti. Ne è passato di tempo. Beh, anche troppo. Kimber, noi ci vediamo più tardi agli studi, d'accordo? Va bene. Chi è quel britannico sussiegoso? Non è affatto sussiegoso. Si chiama Sean, stiamo scrivendo insieme le canzoni per questo film. È solo questo o c'è qualcosa di più? Beh, ecco. Non è cambiato nulla, vero Kimber? Sei sempre corteggiata da metà della popolazione maschile. Non puoi continuare con questi giochetti per sempre. Io, tanto per cominciare, esco di scena. Jeff, aspetta! Jeff! Kimber. Immagino che penserai che ho avuto quello che mi meritavo. No, non era questo che volevo dirti. Però è quello che stavi pensando. Quello che stavo pensando è che sarebbe meglio che tu decidessi una volta per tutte chi ti interessa di più tra di loro. Vuoi dire, così come tu hai deciso chi ti interessa di più tra Gem e Jerrica? Sean. Sì? Senti, mi dispiace per Jeff. Dovevo parlarti di lui. Non fa nulla. Mettiamoci al lavoro con queste canzoni, ti va? Sì, certo. Ma, Sean... Sì? Voglio solo che tu sappia che mi piaci molto e che sono contenta di poter lavorare con te. Anche tu mi piaci molto, Kimber. Davvero, mi piaci molto. Ma cosa? Vuole buttarsi giù? Sì. È troppo alto, Jeff! Devi buttarti dal primo piano! No, andrà tutto bene. Aziona la cinepresa, sto arrivando. Jeff, non farlo. Quell'idiota si è buttato. Ma che cosa stai cercando di fare? Vuoi ammazzarti per caso? Perché? A te cosa importa? Keeping an impossible pace, babe. Always under the gun. Day and night, there ain't no end in sight. This ain't no life on the run. We're getting too close, too close. We're living in the danger zone. Too close for our own good. Too close for our own good. Too close for our own good.
cuore, sei troppo vicino alle cariche esplosive. Jeff, devi smetterla. Mi stai facendo spaventare. Perché sei così cattivo con me? Jeff, rispondi. Perché sto male quando ti vedo con lui, Kimber. Io ti amo, non riesci a capirlo questo? Oh, Jeff, sono così confusa. Io ti voglio bene, ma vedi, c'è anche Sean. No, lascialo perdere, lui non ti vuole bene come te ne voglio io. Kimber, ascoltami, non sarebbe magnifico sposarci? Oh, Jeff, stai parlando seriamente? Non sono mai stato più serio di così. Kimber, ti prego, tesoro, vuoi sposarmi? Oh, io non lo so. È tutto così improvviso. Jeff, io devo andare ora. Ma ci penserò su, prometto. Ma voi non avete nessun diritto di trattenerlo. Jerrica, hai un momento? Indovina un po'. Jeff mi ha chiesto di sposarlo. Gli avrei detto di no, naturalmente. No, non l'ho fatto, naturalmente. Gli ho detto che ci avrei pensato su. Oh, Kimber, non dirai su, serio. Tesoro, tu sei troppo giovane e hai ancora tutta la vita davanti a te. Troppo giovane? Sei stata tu a dire che uno deve fare quello che crede senza farsi influenzare dagli opinioni degli altri. Beh, forse io lo sposerò e me ne andrò da sotto la tua ala protettiva una volta per tutte. Oh, Kimber, tu non sai quello che fai. Buongiorno, signore. Mi scusi, signorina, potrebbe aiutarmi? Certo, mi dica. Sto cercando un anello di fidanzamento. Non ha qualcosa di davvero eccezionale? È una ragazza molto speciale. Ecco, questo è un oggetto davvero unico. Oh, è bellissimo, sì. Va bene, lo prendo. Me lo impacchetti. Allora, Jen, questa è la tua scena madre di rabbia e di dolore. Ora ricorda, hai appena saputo che la polizia ha imprigionato Sean per comportamento non autorizzato. Molto bene, motore e azione. Ma non avete il diritto di trattenerlo. Non ha fatto niente di male. Questa è la legge. Kimber, Kimber, aspetta. Oh, ciao Sean, che cosa c'è? Ho qualcosa di importante di cui devo parlare con te. Ok. Beh, non ho mai fatto una cosa del genere prima d'ora. Perciò non so quale sia il modo corretto. Kimber! Arrivo! Oh, Jeff, mi hai spaventata a morte. Scusa, ma volevo parlare con te in privato. Beh, che cosa c'è di così importante? Rapirmi in questo modo. Kimber, non potevo aspettare un minuto di più. Devi dirmelo. Vuoi sposarmi, tesoro? Allora, lo vuoi? Oh, Jeff. Sì, sì, lo voglio. E la prossima volta ti porterò oltre la soglia. Beh, immagino che essere sposate con te non sarà mai noioso. Se non ti dispiace, penso che prenderò la scala adesso. Oh, ho dimenticato Sean. Sean! Mi dispiace, non avevo intenzione di lasciarti lì così. Ma non avevo altra scelta. Non importa. Immagino che sia difficile per uno come Jeff mantenere il controllo. Lui mi ha chiesto di sposarlo. E tu? E io ho accettato. Sei arrabbiato, non è vero? Io arrabbiato? No, no, no. Ti avevo detto che io non ero ancora pronto a sistemarmi. Ma è ovvio che tu lo sei. Congratulazioni. Assassini! Voi lo avete ucciso! Lo avete ucciso! Niente affatto, signorina. Mi sembra che lei non abbia capito. Respira ancora. Forse il suo corpo è ancora vivo, ma il suo spirito è morto.